Ebrei, capitolo 1. Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anteriormente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliuolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, Diventando così di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Infatti, a qual degli angeli dissegli mai, Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato? E di nuovo, io gli sarò padre ed egli mi sarà figliuolo? E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo, dice. Tutti gli angeli di Dio l'adorino, e mentre degli angeli dice dei suoi angeli e i fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo, Il Tuo trono, o oh Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del Tuo Regno. Tu hai amata la giustizia e odiata l'iniquità. Perciò Dio, l'iddio Tuo, ha unto te d'olio di letizia. A preferenza dei tuoi compagni. E ancora? Tu, Signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori, invecchieranno tutti come il vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati. Ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. E da qual degli angeli dissegli mai? Siedi alla mia destra, finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi? Non sono essi tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza? Ebrei, capitolo secondo Perciò bisogna che ci atteniamo vie più alle cose udite, che talora non siamo portati via lungi da esse, perché se la parola pronunziata per mezzo d'angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La quale, dopo essere stata prima annunziata dal Signore, ci è stata confermata da quelli che l'avevano udita, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con dei segni e dei prodigi, con opere potenti e svariate, e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Difatti, non è ad angeli che egli ha sottoposto il mondo a venire del quale parliamo. Anzi, qualcuno ha in un certo luogo attestato, dicendo: Che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui, o il figliuolo dell'uomo che tu ti curi di lui? Tu l'hai fatto di poco inferiori agli angeli, l'hai coronato di gloria ed onore, tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Col sottoporgli tutte le cose, egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto, ma al presente non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiori agli angeli, cioè Gesù coronato di gloria ed onore, a motivo della morte che ha patita, onde, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Infatti, per condurre molti figliuoli alla gloria, ben diceva a colui per cajon del quale son tutte le cose, per mezzo del quale son tutte le cose, di render perfetto, per via di sofferenze, il duce della loro salvezza poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengano tutti da uno, per la qual ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annunzierò il tuo nome ai fratelli e in mezzo alla radunanza canterò la tua lode. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in lui e di nuovo, ecco me e i figliuoli di Dio che mi ha dati. Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anche egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Poiché certo, egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla progenie d'Abramo. Laonde egli doveva esser fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedel sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, poiché, in quanto egli stesso ha sofferto essendo tentato, pur soccorre quelli che sono tentati. Ebrei, capitolo terzo Perciò, fratelli santi, che siete partecipi d'una celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra professione di fede, il quale è fedele a colui che l'ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Poiché egli è stato reputato degno di tanta maggior gloria che Mosè, di quanto è maggiore l'onore di colui che fabbrica la casa in confronto di quello della casa stessa. Poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E Mosè fu bensì fedele in tutta la casa di Dio come servitore per testimoniare delle cose che dovevano essere dette, ma Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se riteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e il vanto della nostra speranza. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la Sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova e videro le mie opere per quarant'anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi sempre erra il cuor loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, tal che giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Idio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché sian diventati partecipe di Cristo, a condizione che riteniam ferma sino alla fine la feducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante i quarant'anni? Non furono essi quelli che pecarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti?» E noi vediamo che non ci poterono entrare a motivo dell'incredulità. Ebrei capitolo 4. Teniamo dunque che talora, rimantenendo una promessa di entrare nel suo riposo, alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro, poiché a noi come a loro è stata annunziata una buona novella. Ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita, poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, siccome egli ha detto. Tal che giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, poiché in quel giorno... A proposito del settimo giorno, è detto così, E Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo di nuovo. Non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque è riservato ad alcuni d'entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono a motivo della loro disubbidienza, egli determina di nuovo un giorno, oggi dicendo nei salmi, dopo lungo tempo come si è detto innanzi, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Infatti, se Gesù avesse dato loro il riposo, Dio non avrebbe di più parlato d'un altro giorno. Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie come Dio scrive. Si riposò dalle sue. Studiamoci dunque d'entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Avendo noi dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figliolo di Dio, riteniamo fermamente la professione della nostra fede, perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Ebrei, capitolo V Poiché ogni sommo sacerdote preso di fra gli uomini. È costituito a pro degli uomini nelle cose concernenti Dio, affinché offra doni e sacrifici per i peccati, e può aver convenevole compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è circondato da infermità, ed è a cagione di questa che gli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. E nessuno si prende da sé quest'onore ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di esser fatto sommo sacerdote, ma l'ebbe da colui che gli disse, Tu sei il mio figliuolo, oggi t'ho generato. Come anche in un altro luogo gli dice, Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec, il quale nei giorni della sua carne... Avendo con gran grida e con gran lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed essendo stato udito per la sua pietà, benché fosse figliuolo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek. Del quale abbiamo a dir cose assai, e malagevoli a spiegare, perché siete diventati duri d'orecchi, poiché, mentre per ragione di tempo dovreste essere maestri, avrete di nuovo bisogno che vi insegniamo i primi elementi degli oracoli di Dio, e se siete giunti a tale che avete bisogno di latte, non di cibo sodo. Perché chiunque usa il latte non ha esperienza della parola della giustizia, poiché è bambino. Ma il cibo sodo è per gli uomini fatti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male. Ebrei. CAPITOLO VI. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, Tendiamo a quello perfetto e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento delle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi e della imposizione delle mani, della resurrezione dei morti e del giudizio eterno. E così faremo, se pur Dio lo permette, poiché quelli che sono stati una volta illuminati, e hanno gustato il dono celeste, e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire, se cadono è impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia. Infatti... La terra che beve la pioggia che viene spesse volte su lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata, riceve benedizione da Dio, ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è d'essere arsa. Peraltro, diletti, quantunque parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attenienti alla salvezza. Poiché Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete mostrato verso il Suo nome coi servizi che avete reso e che rendete tuttora ai santi. Ma desideriamo che ciascun di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo per raggiungere alla pienezza della speranza, onde non diventate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. Poiché quando idio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per alcun maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo Certo ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così, avendo aspettato con pazienza, Abramo ottenne la promessa. Perché gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro e per essi il giuramento è la conferma che pone fine ad ogni contestazione. Così, volendo Dio mostrare vie meglio agli eredi della promessa la immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrar saldamente la speranza che c'era posta dinanzi la quale noi teniamo qual'ancora dell'anima sicura e ferma e penetrante di là della cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Ebrei capitolo VII. Poiché questo Melchizedek, re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta del re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima ad ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia, e poi anche re di sale, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fin di vita ma rassomigliato al figliuolo del di Dio, questo Melchisedek rimane sacerdote in perpetuo. Or, considerate quanto grande fosse colui al quale Abramo il Patriarca dette la decima del meglio della preda. Or, quelli di fra i figliuoli di Levi che ricevono il sacerdozio, hanno bensì ordine secondo la legge di prendere le decime del popolo, cioè dai loro fratelli, Benché questi siano usciti dai lombi d'Abramo, quello invece, che non è della loro stirpe, prese la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. E poi, qui, quelli che prendono le decime sono degli uomini mortali, ma là le prende uno di cui si attesta che vive. E. Per così dire, nella persona d'Avramo, Levi stessi che prende le decime fu sottoposto alla decima, perché egli era ancora nei lombi di suo padre quando Melchisedec incontrò Avramo. Ora, se la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non scelto secondo l'ordine d'Aronne? Poiché, mutato il sacerdozio, avvenne per necessità anche un mutamento di legge. Difatti, colui a proposito del quale queste parole sono dette ha appartenuto a un'altra tribù della quale nessuno si è accostato all'altare. Perché è ben noto che il nostro Signore è sorto dalla tribù di Giuda, circa la quale Mosè non disse nulla che concernesse il sacerdozio. E la cosa è ancora vie più evidente se sorge, a somiglianza di Melchisedec, un altro sacerdote che è stato fatto tale non a tenore di una legge delle prescrizioni carnali. Ma in virtù della potenza di una vita indissolubile, poiché egli è resa questa testimonianza. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Già che qui vebbensì l'abrograzione del comandamento precedente a motivo della sua debolezza e l'inutilità, poiché la legge non ha condotto nulla a compimento, ma v'è altresì l'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. E in quanto ciò non è avvenuto senza giuramento, poiché quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli lo è con giuramento per opera di colui che gli ha detto: Il Signore l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno e di tanto più eccellente del primo patto, del quale Gesù è divenuto garante. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché per la morte erano impediti di durare, ma questi, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, onde... Che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E infatti a noi conveniva un sacerdote come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno, come gli altri sommi sacerdoti, d'offrire. Dei sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché questo egli ha fatto una volta e per sempre quando ha offerto se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a infermità, ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figliuolo che è stato reso perfetto per sempre. Ebrei, capitolo 8 Ora, il punto capitale delle cose che stiamo dicendo è questo, che abbiamo un tal sommo sacerdote che si è posto a sedere alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore, e non un uomo, ha eretto. Poiché ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, Onde è necessario che anche questo sommo sacerdote abbia qualche cosa da offrire. Or, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, perché ci son quelli che offrono i doni secondo la legge, i quali ministrano in quel che è figura e ombre delle cose celesti, secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo, guarda! e gli disse di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ma ora egli ha ottenuto un ministero di tanto più eccellente che egli è mediatore d'un patto anch'esso migliore, fondato su migliori promesse, poiché se quel primo patto fosse stato senza difetto non si sarebbe cercato luogo per un secondo. Difatti Iddio, Dio biasimando il popolo dice Ecco i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo, non un patto come quello che feci con loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto, ed io, alla mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. E questo è il patto che farò con la casa di Israele, Dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nelle loro menti e le scriverò nei loro cuori, e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo, e non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello dicendo, conosci il Signore. Perché tutti mi conosceranno dal minore al maggiore di loro, poiché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati dicendo un nuovo patto egli ha dichiarato l'antico il primo ora quel che è diventa antico e invecchia è vicino a sparire ebrei capitolo 9 or anche il primo patto aveva delle norme per cui il culto è un santuario terreno infatti Fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovavano il candeliere, la tavola e la presentazione dei pani, e questo si chiamava il Luogo Santo. E dietro la seconda cortina vera il tabernacolo detto il Luogo Santissimo, contenente un turibolo d'oro e l'arca del patto, tutta ricoperta d'oro, nella quale si trovavano un vaso d'oro contenente la manna, la verga da Ronne che aveva fiorito, e le tavole del patto. E sopra l'arca i cherubini della gloria che adombravano il propiziatorio, delle quali cose non possiamo ora parlarne pertinentemente. Or, essendo le cose così disposte, i sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compierve gli atti del culto, ma nel secondo. Entra una volta solamente all'anno il sommo sacerdote e non senza sangue il quale egli offre per se stesso e per gli errori del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché sussisteva ancora il primo tabernacolo. Esso è una figura per il tempo attuale, conformemente alla quale s'offrono i doni e sacrifici. Che non possano, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, poiché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo della riforma. Ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei futuri beni, egli attraverso il tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto con mano, vale a dire non di questa creazione, e non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che son contaminati santificavano in modo da dar la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente? Ed è per questa ragione che Egli è mediatore d'un nuovo patto affinché avvenuta la sua morte per la redenzione delle trasgressioni commesse sotto il primo patto, i chiamati ricevono l'eterna eredità promessa. Infatti, dove c'è un testamento, bisogna che sia accertata la morte del testatore. Perché un testamento è valido quando è avvenuta la morte, poiché non ha valore finché vive il testatore. Ond'è che anche il primo patto non è stato inaugurato senza sangue. Difatti, quando tutti i comandamenti furono secondo la legge proclamati da Mosè a tutto il popolo, egli prese il sangue dei vitelli e dei becchi con acqua, l'ana scarlata ed issopo, e ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo, Questo è il sangue del patto che Dio ha ordinato sia fatto con voi. E parimenti asperse di sangue il tabernacolo e tutti gli arredi del culto. E secondo la legge, quasi ogni cosa è purificata con sangue e senza spargimento di sangue non c'è rimissione. Era dunque necessario che le cose raffiguranti quelle nei cieli fossero purificate con questi mezzi, ma le cose celeste stesse dovevano esserlo con sacrificio più eccellente di questi, poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora al cospetto di Dio per noi. E non per offrirse stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, che in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora una volta sola alla fine dei secoli è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo. Dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Ebrei, capitolo decimo Poiché la legge, avendo un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose, non può mai con quegli stessi sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, rende perfetti quelli che si accostano a Dio, altrimenti non si sarebbe gli cessato d'offrirli, non avendo più gli adoratori una volta purificati senza alcuna coscienza di peccati? Invece, in quei sacrifici è rinnovato ogni anno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di becchi tolga i peccati. Perciò, Entrando nel mondo, egli dice, Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto prima, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, i quali sono offerti secondo la legge. Egli dice poi, Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie via il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, questi, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando solo più che i suoi nemici siano ridotti ad essere lo sgabello dei suoi piedi. Perché con un'unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati. E anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore: Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E gli aggiunge: Io non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dov'è remissione di queste cose, non c'è più luogo a offerta per il peccato. Avendo dunque fratelli. Libertà d'entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, per quella via recente vivente che egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quella spersione che li purifica dalla mala coscienza, e il corpo lavato d'acqua pura. Riteniamo fermamente la confessione della nostra speranza senza vacillare, poiché fedele è colui che ha fatto le promesse. E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci a carità e a buone opere, non abbandonando la nostra comunione ad un'anza come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci a vicenda, e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Perché? Se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulle parole di due o tre testimoni. Di qual maggior castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato il figliolo di Dio? E avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato, e avrà oltraggiato lo spirito della grazia? Poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, e ancora il Signore giudicherà il suo popolo, è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'idio vivente. Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando dopo essere stati umiliati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperi ed afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti, voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo d'aver per voi una sostanza migliore e permanente. Non cettate dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande ricompensa. Poiché voi avete bisogno di costanza affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che V'è è promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae l'indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ebrei, capitolo... Undicesimo. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede intendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, cosicché le cose che si vedono non sono state create da cose apparenti. Per la fede Abele offerse a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino per mezzo d'essa gli fu resa testimonianza che gli era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte e per mezzo d'essa benché morto egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasportato perché non vedesse la morte e non fu più trovato, perché Dio l'aveva trasportato poiché avanti che fosse trasportato fu di lui testimoniato che gli era piaciuto a Dio. Or senza fede è impossibile piacergli poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che Lo cercano. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da più timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia e per essa fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha mediante la fede. Per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in una terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede Sara, anch'ella, benché fuori d'età, ricevette forza di concepire perché reputò fedele colui che aveva fatto la promessa. E perciò da uno solo e già svigorito, è nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come l'arena lungo la riva del mare, che non si può contare. In fede morirono tutti costoro senza aver ricevuto le cose promesse, ma avendole vedute salutate da lontano, e avendo confessate che erano forestieri e pellegrini sulla terra, poiché quelli che dicono tali cose dimostrano che cercano una patria, e seppur si ricordavano di quella non erano usciti, certo avevano tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè una celeste, poiché il Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede, Abramo, quando fu provato, offerse Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offerse il suo unigenito. Egli, a cui era stato detto, in Isacco, che ti sarà chiamata una progenie, ritenendo che Dio è potente anche da far risuscitare i morti, ond'è che lo riebbe per una specie di risurrezione. Per fede, Isacco diede a Giacobbe e ad Esaù una benedizione concernente cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figliuoli di Giuseppe e adorò appoggiato in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figliuoli di Israele e diede ordine intorno alle sue ossa. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per tre mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del Re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò d'essere chiamato il figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto d'essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché riguardava alla rimunerazione. Per fede abbandonò l'Egitto, non temendo l'ira del re, perché stette costante come vedendo colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece lo spruzzamento del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Per fede passarono il Mar Rosso come per l'asciutto, il che tentando fare gli egizi furono inabissati. Per fede caddero le mura di Gerico dopo essere state circuite per sette giorni. Per fede Raab la meretrice, non perico disubbidienti, avendo accolto le spie in pace. E che dirò di più? Poiché il tempo mi verrebbe meno se narrassi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede vissero, Regni operando giustizia, ottenendo adempimento di promesse, turarono le gole di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Le donne recuperarono per risurrezioni i loro morti, ed altri furono martirizzati non avendo accettata la loro liberazione al fin di ottenere una risurrezione migliore. Altri patirono scherni, e flagelli e anche catene e prigione, furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecore e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, di loro il mondo non era degno, vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra, e tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso. Perché il Dio aveva in vista per noi qualche cosa di meglio, ond'essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei, capitolo XII Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, cordiamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù. Duce e perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dei peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi, perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, lottando contro il peccato, e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figliuoli. Figliuolo mio, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perder d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge colui che Egli ama e flagella ogni figliuolo che Egli gradisce. È a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. E Dio vi tratta come figliuoli, poiché qual è il figliuolo che il padre non corregga? Che se siete senza questa disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Inoltre, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, eppure li abbiamo riveriti. Non ci sopporteremo noi molto più al padre degli spiriti per aver vita? Quelli infatti... Per i pochi giorni, come pare allora, ci correggevano, ma egli lo fa per l'util nostro affinché siamo partecipi della sua santità. Or ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non esser causa d'allegrezza ma di tristezza, però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti, e fate dei sentieri dritti per i vostri passi, affinché quel che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Procacciate pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, badando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia, sì che molti di voi restino infetti, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù. Che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura, poiché voi sapete che anche quando più tardi volle eredare la benedizione fu respinto perché non trovò più luogo a pentimento sebbene la richiedesse con lacrime. Poiché voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tenebria, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava, in modo che quelli che l'audivano richiedessero che niuna parola fosse loro più rivolta. Perché non potevano sopportare l'ordine se anche una bestia tocchi il monte sia lapidata. E tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse. Io sono tutto spaventato e tremante, ma voi siete venuti al monte di Sion, e alla città delle Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriade degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue della spersione, che parla meglio di quello d'Abele». Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che ci parla dal cielo, la cui voce scosse allora la terra, ma che adesso ha fatto questa promessa: Ancora una volta farò tremare non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo, ancora una volta. Indica la remozione delle cose scosse, come di cose fatte onde sussistano ferme quelle che non sono scosse. Perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Ebrei, Capitolo tredicesimo. L'amore fraterno continui fra voi. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati ricordando che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e sia il talamo incontaminato. Poiché e Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché Egli stesso ha detto: Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Talché possiamo dire con piena fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà far l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vanno annunziato la parola di Dio. E considerando come l'hanno finito la loro carriera, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non siate trasportati qua e là da diverse strane dottrine, poiché è bene che il cuore sia risosaldo dalla grazia e non da pratiche relative a vivande delle quali non ritrassero alcun giovamento quelli che le osservarono. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono il tabernacolo, poiché i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario come un'offerta per il peccato, sono arsi fuori del campo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, soffrì fuori della porta. Usciamo quindi fuori del campo e andiamo a lui portando il suo vituperio. Poiché non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui, dunque, offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. E non dimenticate di esercitare la beneficenza e di far parte degli altri dei vostri beni, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro perché essi vegliano per le vostre anime come chi ha da render conto, affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando, perché ciò non si, non vi sarebbe d'alcun utile. Pregate per noi, perché siamo persuasi d'avere una buona coscienza, considerando di condurci onestamente in ogni cosa, e vi è più v'esorto a farlo, onde io vi sia più presto restituito. Or Dio della pace che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il Gran Pastore delle Pecore, Gesù nostro Signore, vi renda compiuti in ogni bene, onde facciate la sua volontà, operando in voi quel che è gradito nel suo prospetto, per mezzo di Gesù Cristo. A lui sia la gloria dei secoli, dei secoli. Amen. Or fratelli, Comportatevi, prego, la mia parola d'esortazione perché ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se vien presto, io vi vedrò. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quei d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. Amen.